libro per l'Europa di Thierry Vissol. Dopo le due trasmissioni che abbiamo dedicato ai gialli e ai libri, diciamo, sulla polizia, eccetera, ero molto interessato di parlare della realtà. E la realtà è che, al di là dei gialli che raccontano sempre delle belle storie di colpevoli, ci sono molti innocenti. E per parlare di questa problematica dell'innocenza e dei giudizi che conducono i innocenti in prigione, ho con me Benedetto Latanzi. Buongiorno. E Valentino Meimone, che hanno creato un sito che si chiama Errori Giudiziari. Allora vi faccio subito la domanda: qual è l'ampiezza del fenomeno degli errori giudiziari in Italia? Di che dati stiamo parlando? Cioè, allora, parliamo dall'inizio degli anni 90, parliamo di circa 1000 persone finite in carcere ingiustamente ogni anno. Da quando è stata introdotta con la riforma del codice penale l'istituto dell'ingiusta detenzione, alla fine degli anni 80, inizi anni 90, ci sono stati, come ho detto prima, oltre 1000 casi di ingiusta detenzione. Dagli inizi degli anni 90 al 2018 sono circa 26.500 persone finite in carcere ingiustamente per un indennizzo di oltre 750 milioni di euro. Ma questo fenomeno è tipico dell'Italia o esiste anche in queste stesse dimensioni in altri paesi europei? No, l'Italia purtroppo da questo punto di vista ha una sorta di maglia nera, come si usa dire, cioè un record negativo, perché anche gli altri paesi europei hanno un problema con l'ingiusta detenzione, cioè la custodia cautelare in carcere protratta a lungo da innocenti, quando si è innocenti, ma nessuno lo ha in questi termini, con questi numeri, in Francia, in Spagna, in Germania, in Inghilterra, anche con altri ordinamenti giudiziari completamente diversi, non si arriva mai ad avere ogni anno la media di 1000 persone riconosciute innocenti e risarcite dallo Stato. Su quanti numeri siamo negli altri paesi? Un decimo, siamo su 100, 200, nei casi più eclatanti arriviamo a 500. C'è un altro aspetto molto importante da sottolineare: da noi in Italia l'ingiusta detenzione si può protrarre addirittura 4 anni, 5 anni, all'estero si parla sempre di mesi, al massimo mesi, ma se no sono settimane, giorni, ed è un dato molto importante perché rappresenta un problema serio. Scusa, direi un altro dato per far capire l'ampiezza del problema, che a queste 26.000 persone che sono state indennizzate, ce ne sono circa 6.000 l'anno, più o meno. 6.000 l'anno, che non vengono indennizzate, sono state in carcere ingiustamente, hanno fatto la richiesta di indennizzo, ma la Corte d'Appello ha stabilito che non hanno diritto all'indennizzo, al risarcimento. E perché? Perché magari nel corso delle indagini, dell'interrogatorio, non hanno, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, o magari hanno contribuito, indotto il magistrato a provocare questa custodia cautelare. C'è una norma del codice di procedura penale che prevede che il risarcimento possa essere rifiutato nel caso in cui la persona che è stata in carcere, per quanto ingiustamente, abbia indotto con dolo o colpa grave i magistrati all'errore. Ora, questo concetto, certo, se io ho indotto te giudice a sbagliare, il risarcimento probabilmente non me lo merito, ma quante persone sono così folli, da innocenti, da indurre il magistrato che sta giudicando su di loro a sbagliare? Sono casi, 5.000 all'anno. Non sicuramente i 1000 che vengono indennizzati, non gli altri che non vengono indennizzati. E una cosa molto importante da sottolineare è che questi criteri dell'indurre con dolo o colpa grave, questo dolo, presunto dolo e colpa grave, si sono sempre più ampliati fino a ricomprendere, come diceva giustamente poco fa Benedetto, anche coloro che semplicemente ricorrono, si avvalgono della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio. Ora pensiamo che una persona innocente davanti a un magistrato è in una situazione di sudditanza totale, di prostrazione, di paura. È quasi normale che alcune domande possano rispondere terrorizzate e dire non rispondo, non ricordo. In teoria non dovrebbe trovarsi lì in quel luogo.
Ma non è in contraddizione con la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, che prevede appunto un risarcimento qualsiasi il tipo di problema se una persona è stata riconosciuta innocente. Ma in Italia è previsto un risarcimento, un indennizzo per l'innocente. Sì, ma come avete appena detto è molto limitato. È molto limitato, sono circa 250 euro al giorno per la custodia in carcere e la metà per gli arresti domiciliari. E allora vediamo un caso pratico. Vorrei parlare di questo caso, che di una persona che non è rimasto qualche mese o qualche anno in prigione, ma è rimasto 22 anni in prigione. E quello è il caso di Giuseppe Gulotta. Ci potete spiegare, così a fare capire la problematica? Allora, fine anni 70, per dirla in maniera molto molto sintetica, perché è un tema che ha rappresentato, è una storia che ha attraversato quasi 30 anni, direi, della nostra storia italiana. A fine anni 70 questo ragazzo ventenne viene messo in carcere, accusato di aver ucciso tre carabinieri in una caserma, piccola caserma siciliana. Viene preso soltanto sulla segnalazione, su un sembra che andate a cercare lui. In realtà è totalmente innocente, passa una notte in questura, viene torturato e costretto a confessare questo reato che non ha mai commesso. Nel momento in cui arriva al dibattimento, al processo, ritratta subito, dice: io sono stato torturato e di conseguenza la mia confessione è stata puramente storta. Non gli crede più nessuno, finisce in carcere con sentenza definitiva e vi passerà più di 22 anni, prima che un caso fortuito voglia che una delle persone che aveva partecipato a quella tortura, non attivamente ma era all'interno della stanza, un carabiniere, vedendo una trasmissione televisiva in cui si parlava di quel caso, avendo perso le tracce di questo Giuseppe Gulotta, dice: ah, ma come è finito in carcere? Ma allora questo, ma lui era innocente, ma non è possibile. Si rivolge ai magistrati, fa riaprire il caso, processo di revisione, viene assolto a distanza, ripeto, di quasi 30 anni, quindi dopo 22 anni in carcere. Viene risarcito con 6 milioni e mezzo di euro, d'accordo, ma è nulla rispetto alle cose tremende che ha dovuto sopportare per tutto quel periodo così lungo, al fatto di non aver visto il proprio figlio andare a scuola, ad esempio fare tutto il percorso delle scuole, al fatto di essere entrato che non c'era internet e di essere uscito che c'era internet, non c'erano i telefonini ed è uscito con i telefonini, non c'era televisione a colori ed è uscito con la televisione a colori. Ha perso una fetta della sua vita enorme, è stato veramente devastato dal punto di vista della famiglia, personale, psicologico. Ecco, di fronte a un caso del genere, è il più clamoroso di sempre che abbiamo avuto, molto meno famoso probabilmente di quello di Enzo Tortora, che ha passato in confronto molto meno tempo, soprattutto arresti domiciliari, ma fu molto più mediatico come caso. Certo, di fronte a una persona che passa 22 anni in carcere per una confessione estorta con la tortura e che nessun magistrato nel corso dei vari passaggi, dei vari gradi di giudizio è stato in grado di ricostruire, di accertare, di appurare, lascia molta amarezza e dice sì, molto e là si fa vedere anche alcuni degli elementi che conducono all'errore giudiziario. Prima di tutto false prove fatta dalla polizia, un giudice che non fa bene il suo mestiere, che non verifica, non ascolta la difesa, e quindi tutto ciò ci porta a pensare: ma perché non c'è una responsabilità civile e penale del giudice, che appunto è considerato come infallibile e quindi può fare quello che gli pare? Che possa fare quello che gli pare, no, nel senso, una responsabilità civile dei magistrati esiste, non è diretta, ma una persona che ha subito un torto può far causa allo Stato, in particolare alla Presidenza del Consiglio. Poi sarà la Presidenza del Consiglio, nel caso in cui sia dato giudizio positivo alla persona, sarà lo Stato che si potrà rivalere sul magistrato. E questo capita? Capita raramente, diciamo raramente. Di fronte a 1000 errori, 6000 errori giudiziari, tra cui 1000 risarciti. In 25 anni. In 25 anni. Cioè niente. Niente. Cioè niente. E che cosa si può fare per evitare questo? Tutti gli esperti con cui abbiamo avuto modo di parlare in oltre 20 anni che ci occupiamo di questo argomento, ci dicono che serve equilibrio da parte degli inquirenti, dei magistrati, chi indaga, da parte degli investigatori. Serve un criterio, un equilibrio appunto nell'applicazione della custodia cautelare.
Il grande problema oggi di tutti questi errori giudiziari, di queste ingiuste detenzioni che vengono applicate, è che si esagera nell'applicare la misura della custodia cautelare, cioè prima di arrivare alla sentenza, prima di arrivare al processo, io comunque ti metto in carcere. Dovrebbe essere applicata solo in determinati, con determinati requisiti. Ma questo non tiene in conto la pressione dei media e dell'opinione pubblica. Naturalmente è fondamentale la pressione fortissima dell'opinione pubblica e dei media, ma in questo momento purtroppo in Italia prevale più delle volte e porta a dare grandi titoloni nel momento stesso in cui una persona viene accusata di un reato e è messa in carcere agli arresti domiciliari e riservare magari una breve, una notiziola in ultima pagina nel giorno dell'assoluzione o del riconoscimento della totale estraneità ai fatti. E allora voi che siete giornalisti non si dovrebbe dare anche una responsabilità ai giornalisti? Il problema è che c'è, riportano. Il problema è che esiste, ma è poco applicato. Dei giornalisti non interviene purtroppo come si dovrebbe. E quindi sempre il problema dell'Italia, dove la legge non si rispetta. E quindi vi consiglio vivamente di consultare questo sito errorigiudiziari.com, dove Benedetto Latanzi e Valentino Maimone parlano appunto di tutti questi casi, fanno la recensione di tutte queste errori giudiziari e spiegano anche come funzionano le cose. Grazie Valentino, grazie Benedetto. Grazie a te, Thierry, grazie, buongiorno. Un libro per l'Europa di Thierry Bissol.